Grazie. Allora, il discorso fatto sia dalla consigliera Tempesta che dal consigliere Fassina fanno riferimento a una normativa di legge nazionale, come hanno sottolineato, e però mi sembra che loro stessi confondano i commi di questo articolo 7 della legge a cui si fa riferimento. Perché? Quando si parla, della legge 194 i diritti della donna, d'accordo, ma quando è stato, quando ci sarà stata la discussione su questa, legge 285 del 1990 ed è stato stabilito, così come riportano, i commi 3, 2, 3, 4 dell'articolo 7, che, si parla di prodotto di concepimento dalla 20ª alla 28ª settimana completa, e mi dispiace, ma la legge parla di gestazione e io questo, continuo a usare questa terminologia. Così ci capiamo. Mentre per la 20, dalla 28ª settimana in poi, fino a quando la legge prescrive che si debba parlare di nati morti, e quindi abbiamo un bambino morto, e quindi stiamo parlando di una terza fattispecie. Prima della 20ª settimana, a quel punto si ha la facoltà da parte della donna di decidere cosa fare del prodotto abortivo. Ma dalla 20ª settimana in poi questa facoltà la donna non ce l'ha più e non ce l'ha più nessuno, perché per legge quel prodotto abortivo deve essere sepolto oppure cremato su richiesta. Quindi la richiesta dei consiglieri Fassino e Tempesta spostano l'obiettivo della mozione che era nata sull'onda della grande, chiamiamolo scandalo perché questo è stato, di trovare i nomi dichiarati in pubblico su un terreno pubblico, un ambiente pubblico. I nomi di una donna che inconsapevolmente si trovava messa così appunto alla vista del passante. La questione di intervento immediato, intanto per eliminare questa stortura, è esattamente l'intenzione con cui è stata depositata la mozione. Con una certa urgenza, tanto che, come si vede, la firma è del capogruppo e mia perché non avevamo altrimenti tempo per raccogliere le firme. Viceversa, se i consiglieri Fassina e Tempesta vogliono, presentare una mozione con cui si chiede a sindaco e giunta di impegnarsi per cambiare la legge vigente 285-1990 in modo che anche i prodotti abortivi che vadano dopo la 20ª settimana siano ritenuti come dire, non, che non si debba obbligatoriamente seppellirli, ma questa è un'altra richiesta. Quindi mi sembra singolare che non si voglia invece immediatamente portare riparo in una situazione che è possibile sanare nell'immediato e distogliere l'attenzione volendo fare di una questione facilmente risolvibile una, come dire, una leva per ulteriori battaglie. Che si possono condividere, ma che in questo momento non darebbero il risultato immediato, perché continuerebbero lì quei nomi a rimanere. Quindi non so, è una scelta. Quindi io credo che questa mozione fatta in questo modo abbia un'immediata eseguibilità. E per questo, non perché non voglia accettare la proposta, che anzi ringrazio per averla avanzata, ma mi sembra che frenerebbe e eviterebbe invece l'immediata esecutività di questo indirizzo. Poi posso sbagliare, per carità. Prego. Grazie, Presidente.